Buongiorno a tutti, ciao Cristian, Ciao. bentornato. Allora, oggi, sempre riguardante l'industrializzazione, toccheremo dei punti molto importanti e fondamentali che si sul prodotto aziendale. E È un tutto tema quello che delicato questo, è dedicato, è poi tutto quello che particolare. c'è intorno al prodotto, cioè E quindi andremo a. non è scontato dire prodotto. Esatto, sì, infatti è il sistema prodotto, sai, noi usiamo sempre questa bellissima parola sistema, cioè quindi tutto quello che c'è intorno al prodotto è il suo mondo, esatto. E, senti, Cristian, prima di farti iniziare a parlare anche con le mie solite domande, no? Volevo chiederti, ma visto che tu parli molto bene l'italiano, ma è la tua Oh, prima lingua grazie. Tu quante lingue parli? Perché Ah, sì. Ma vedo che diciamo sei che bravissimo. l'italiano è la mia terza lingua, ecco. So Ah, cavolo. Spanglish, parlo inglese e spagnolo, poi anche italiano. Lo parli molto bene, perché Grazie, comunque caro, il grazie. video si capisce tantissimo. Grazie. Comunque, niente, questa era una piccola parentesi per introdurci poi nel quello che ci interessa, che è appunto tutto il mondo del prodotto aziendale. Cioè, Cristian, la mia prima domanda, vado subito al sodo. Cos'è il prodotto aziendale e che cosa rappresenta per un'azienda? Sì, il prodotto è il mondo intero. No? Il prodotto, quello che noi vediamo, no? Sui mercati, no? È soltanto la parte finale. Cioè noi sul mercato vediamo, diciamo, il risultato finale, no? Che noi comunmente chiamiamo prodotto, però per un industriale. Per parlare in termini di industrializzazione, il prodotto è il risultato di tanti sistemi diversi che uniti in una gestione perfetta, che lavorano in sinergia, no? Permettono di arrivare a quel risultato finale che tutti noi conosciamo, che è sul mercato, al quale noi chiamiamo prodotto. Però realmente è il risultato di tutte queste procedure che un imprenditore ha definito all'inizio, e non solo lui, tutto il gruppo di lavorazione. Certo. Ma quindi di conseguenza, per te qual è il prodotto ideale, cioè per un'azienda? Diciamo, guarda, in base alla nostra esperienza di mercato, esperienza, diciamo, pluriennale, decennali, sui diversi mercati asiatici, medio orientali, americani, sudamericani, africani, anche in Europa. Diciamo un po' quello che noi abbiamo riscontrato è che non esiste un prodotto ideale, no? Cioè, tu non puoi dire questi cinque prodotti sono quelli ideali per il mondo. No, ogni azienda ha un suo prodotto ideale, ogni azienda definisce un suo prodotto ideale. Qual è questo prodotto ideale? Il prodotto che loro possono produrre è principalmente, no, quello che si può vendere. Il prodotto ideale per un'azienda, parliamo sempre di business, non dimenticare. Quindi il prodotto ideale per un'azienda è quello che si può vendere, quello predisposto per i mercati. Un prodotto in questo sistema prodotto, dove ci sono tante funzioni che lavorano per sviluppare questo prodotto finale, ogni parte di questo sistema deve essere predisposto per il mercato finale, per il distributore, il grossista, colui che cerca il private label, no, andrà a verificare se queste funzioni lavorano per avere un risultato finale adatto al proprio mercato. Io, Certo, quindi distributore, perché scelgo un prodotto? Perché quello è adatto al mio mercato. bisogna ragionare come sempre in termini di mercato, ma non, e non solo prettamente di prodotto estetico o se piace quel prodotto, se comunque cioè, è accattivante per l'imprenditore che lo vuole fare, ma bisogna ragionare con lungimiranza, pensare al mercato di riferimento a cui andremo a vendere il prodotto, cioè quello Anzi, sia. diciamo, cioè, è come
qua è facile la risposta, no? L'uovo o la gallina, no? E in questo Esatto. caso cosa va prima, il mercato o il prodotto? È facilissimo, il mercato. Certo, è il È mercato che inutile. sceglie poi che traina il prodotto di Prima riferimento. dovete pensare al mercato, dite, cioè io vorrei fare questo, avrei un'intenzione di, vediamo se funziona per il mercato. Ecco perché una industria, un'azienda ha dei professionisti all'interno che lavorano per poter riuscire a capire esattamente quali sono i migliori mercati e in base a questo definire il prodotto, in base a questo definire anche il sistema di marketing. Per poter Certo, approcciare i mercati, il prodotto, ragazzi, non si vende solo, assolutamente, certo. salvo Certo, prodotti, se devono essere prodotti proprio regionali, prodotti, cioè che per esempio il caffè che poi lo puoi vendere lì, no? Però non è scontato che il miglior prodotto del mondo si venda da solo, ecco, non, molto complicato. E già che ci sei, già che mi stavi dicendo questo il sistema marketing, cioè quali sono gli strumenti migliori per poter produrre, Approcciare il per mercato. poter lanciare un prodotto? Sì, scusami. Sì, definitivamente gli strumenti di marketing sono tantissimi, no? Però quello che è fondamentale per un prodotto, cioè assolutamente, no, dentro di questo sistema prodotto ci deve essere, no? Ci devono essere tante caratteristiche. Una di queste sicuramente è al momento di disegnare e progettare questo prodotto. Farlo appetibile, farlo accattivante, farlo unico, anche se molto difficile per carità, farlo speciale. Poi gli strumenti di marketing, tutto girerà intorno a quello che hai creato. Cioè, ecco perché allora, il mercato è fondamentale per poter definire nuovi prodotti. No, poi bisogna avere un sistema che possa, no, produrre questi prodotti. Quindi Dopodiché nascono fondamentalmente, gli strumenti in base al prodotto, però. non esistono prodotti migliori, cioè esistono prodotti migliori sul mercato, ma in base al mercato di riferimento. Non è che c'è una massima che dice ci sono dei prodotti migliori e degli altri prodotti peggiori, cioè dipende tutto dal mercato di riferimento. Tutto dipende, guarda, cioè, per esempio, no, ci sono dei prodotti che magari diciamo non vanno bene per il mercato italiano, per dirti, no? Torniamo al discorso del caffè, no? Il caffè, magari uno che si trova a Napoli e assaggia un caffè e dice: oh, questo caffè fa schifo, per carità, io non riuscirei mai a berlo ogni giorno. Quello stesso caffè, quella stessa miscela, la porti in Germania e ti dicono: wow, viva Napoli! Dipende anche dalla cultura, poi che è determinante nei riguardi di un E lo prodotto. stesso funziona con gli impianti, no? Cioè tu fai per esempio, quando fai un foam, no? Per i capelli, per esempio, no? Se lo fai con delle caratteristiche particolari per un tipo di donna, uomo che ha certe caratteristiche mediterranee, no? Se tu porti questo prodotto magari in Cina con delle caratteristiche essenziali per poter fare i capelli in un certo modo, loro diranno: ma a cosa serve questo? Questo non ha funzionato perché noi il nostro sistema, il nostro modo di usarlo è diverso, non ci serve questa cosa. Certo, sì, in base anche proprio alla nazione di riferimento, certo, Al mercato assolutamente. di riferimento, Al no? Al mercato di mercato di riferimento. riferimento. Cioè, questo funziona anche ovunque, per esempio, ci sono dei mercati particolari per i prodotti, tipo gli Stati Uniti, per esempio. Devi trovare, cioè, non è perché alla fine, guardate che tutto personalizzato. Adesso stiamo parlando di cose generali. Però negli Stati Uniti, dove ci sono tutte le razze del mondo che convivono, no, in perfetta armonia, no, con il mercato. Quindi, cioè, tu come fai a creare un mercato, un prodotto unico per tutti? Eh sì, esatto. Quindi, ecco perché esiste la progettazione, no? La progettazione industriale, il disegno industriale. Non dovete inventare prodotti che sono, diciamo, quelli più belli in base alle vostre, no, intenzioni, alle vostre tradizioni. Dovete creare dei prodotti in base ai mercati. Poi, se mi permetti, Sì.
una cosa molto importante, no? È molto complicato, molto difficile, in base alla mia esperienza direi anche impossibile, obbligare a un mercato ad acquistare un prodotto che non fa parte della loro tradizione. È inutile. Cioè, quindi un prodotto, vuol dire, non si può imporre a un determinato mercato, cioè se quel mercato lì non lo richiede, non si potrà mai imporre. No, è per dirti, no, cioè, è come la pasta asciutta, no? Cioè, per noi sì. In Italia, oh, madonna mia, è il top dei top, no? Esatto. Se tu porti quel prodotto, non so, a Los Angeles, piuttosto che a Oklahoma, o in Houston, in Texas, lo stesso qui in Miami, in Florida, cioè la gente, quando non riesce neanche ad assaggiarlo, capito? Cioè, ci sono dei... Sì, Il prodotto deve avere quella caratteristica, quelle caratteristiche che permettono al mercato di essere, no, predisposto per loro. Cioè, se... Esatto. Salvo che tu abbia, salvo che tu abbia un 30 milioni di dollari al mese che tu puoi imporre il tuo prodotto, tipo la Coca-Cola, no? Dove ti svegli Certo, Coca-Cola. In marketing investi tanto e quindi di conseguenza il risultato arriva con tanto Parliamo di overtime. addirittura le aziende grosse e grandi fanno 6, 12, 15 mesi di studio di mercato per capire che tipologia di prodotto lanciare sulla nuova campagna. Attenzione. Certo. Sì, beh, è così. Ma quindi fondamentalmente un prodotto fallisce sul mercato perché non è adatto a quel mercato di riferimento, punto. Cioè, il discorso è quello. Cioè, non c'è altra spiegazione. Okay? Sì, perché tutti i prodotti sono, diciamo, se si crea un prodotto c'è un mercato, per carità. Però quando tu crei un prodotto nuovo, devi farlo almeno che abbia le caratteristiche di essere accettato da un mercato, che sia appetibile a un distributore per poter rivenderlo. Non puoi progettare un prodotto che sai che a priori dovrai imporre una caratteristica, no, sul mercato. È come per dire vendere il frigo in Alaska, no? Cioè, per carità, ci sono, io sono stato in Alaska, ci sono, c'è, perché all'interno di casa sei a 30 gradi. Però non è che poi li vendi in quantità industriale, capito? Cioè, Logico. Cioè l'interesse deve essere anche la vendita di un certo tipo, certo. Ecco perché dico sempre la parola business, no? Perché poi noi qui stiamo parlando di industria, ragazzi, industrializzazione, quindi il nostro punto di vista in ogni criterio è quello industriale, no? Non stiamo... Non è, esatto, deve essere rapportato a numeri industriali. Ma, cioè, ma visto che ovviamente ci stanno ascoltando e vedranno questo video molti imprenditori italiani, quali prodotti richiamano sicuramente di più il Made in Italy nel mondo? Sì, è una bella domanda. È una domanda scontata, però in realtà non è così tanto facile No, come ormai il mondo, mi pare che l'hai accennato tu in un altro video, diciamo, i prodotti ormai si somigliano tanto. esatto. La globalizzazione ci ha portato a un certo livello dove la produzione industriale, bene o male, è non dico pari, però molto simile ovunque nel mondo. Addirittura poi i costi di produzione sono quelli che fanno la differenza, facevano la differenza, perché poi vedremo dopo che Certo. la information technology e l'intelligenza artificiale sta un'altra volta equilibrando tutti quanti, perché se tutti produciamo con intelligenza artificiale non ci sarà più quella differenza di costo. Ecco perché è un vantaggio dell'AI, no? Allora, per rispondere alla tua domanda, definitivamente, no? Bisogna concentrarsi su un particolare del prodotto. Cioè, il prodotto non solo deve essere appetibile, deve essere richiestissimo, deve avere quelle caratteristiche necessarie per poter essere venduto, distribuito ovunque nel mondo. Certo. E quindi mi permetto di farti anche questa domanda. Cioè, quindi la differenza tra prodotto artigianale, prodotto di lusso o private label, cioè comunque, non so, dimmi una differenza veloce, cioè giusto per far capire anche a chi vede il video dove sta Sì, la chiave. rapidamente, perché tutto questo viene definito
seriamente, tecnicamente, completamente nel nostro libro La industrializzazione ai tempi dell'AI. Ovviamente ogni valore aggiunto che il Made in Italy può apportare al prodotto è validissimo, per carità. È un mondo come il nostro, il Made in Italy funziona ancora quando fai un prodotto bello. Ecco, basta vedere la mia camicia, per carità, la tua. No, bella, molto bella il colore. Ci sono tante differenze, gli occhiali, no? C'è anche i gioielli, cioè, sono tante cose che influiscono, no? Diciamo nel prodotto che fa il Made in Italy, il valore aggiunto Made in Italy importante nel mondo. Ovviamente bisogna comunicare questo per bene. Allora, per rispondere alla tua domanda, il prodotto può essere offerto. Prima la fabbrica, l'industria deve produrre, progettare, creare il suo sistema industriale perfetto che lavora in armonia. Tu, se sei un artigiano, no? Se sei una fabbrica piccola, una media o un industriale, no? Tu il prodotto si differenzia in base alla tipologia di clienti che hai. Se per esempio qualcuno vuole prendere il tuo prodotto come riferimento e vuole fare un private label, vuole il suo marchio, lo può fare. Voi potete offrire questa possibilità. Cioè loro possono tranquillamente usare il prodotto nostro di riferimento, cambiare il logo, mettere il loro marchio e avete già fatto il private label. In questo caso comunque il prodotto rimane di vostra proprietà. Altri esempi, per esempio, che appartengono al sistema prodotto è quando un cliente, no? Un marchio importante, scegliete voi quale, può essere di automobili, può essere di calze, piuttosto che scarpe, piuttosto che biscotti, loro decidono di creare un prodotto nuovo e affidano a voi il compito di fare la progettazione di questo prodotto. Cioè, quindi da nuovo, anche da zero. Da zero. Quindi in questo caso sono loro che vengono, ti dicono fai ABC, ti do tutte le istruzioni di lavorazione, la materia prima, ti dico quali sono le percentuali, ti do tutto quanto e poi diventa un prodotto loro. E voi in questo caso fate un conto lavoro, fate un private label in conto lavoro. Non è un vostro prodotto e voi non lo potete neanche riprodurre. Sì, ma quindi anche nel lusso, invece nel lusso come funziona? Nel lusso, il mercato del lusso è particolare, no? Perché poi lì, funziona allo stesso modo. Perché, allora, questo è un aspetto molto, molto importante, no? È un concetto importante che il produttore deve sapere, l'industriale deve sapere. L'unica differenza tra grande distribuzione, no? E distribuzione di lusso è la quantità di pezzi che offri tu nel mercato e dove li offri. Per esempio, qui in America, io ho sentito molti italiani che dicono: no, no, per carità, io non voglio entrare nella grande distribuzione in America. Perché il tuo prodotto è scarso, quindi non hai una capacità, non hai capacità produttiva. No, mi dice, il nostro prodotto è superiore alla media. E quindi spiegati meglio, cosa vuoi dire? No, che il mio prodotto non può essere venduto nella grande distribuzione. Questo è un electroshock per un americano. Sì, un electroshock. No, no, perché i concetti... Ma perché in Italia il concetto della grande distribuzione è più un concetto di prodotti buoni, ma più scarsi rispetto cheap a altri. Esatto, per esatto, qui no. La grande distribuzione in America semplicemente significa che il prodotto viene venduto in delle catene di distribuzione. Cioè qua basta andare a qualsiasi supermercato, qualsiasi, no? Delle catene di supermercati che ci sono qua immensamente grandi, enormi. Enormi, sì. No, dove, in ogni supermercato cercano di offrire il meglio possibile. Il meglio. Cioè tu quando vai a comprare un vino, no? Che tra l'altro qui i francesi la fanno da padroni, diciamo anche gli spagnoli, cioè tu lì i prezzi sono incredibili, assurdi. In Europa non compriamo. Il grande distributore in America funge un po' da
è un contenitore che contiene tutte le tipologie di prodotti, però comunque di qualità, perché lì, Tutti di qualità. esatto, cioè non possono vendere un prodotto che è di scarsa qualità, cioè il concetto è No, sempre di tenere l'alta che non ci qualità. torno più io, non ci torno più. E dico, no, cioè, scusa, capito? In Quindi questo è un... caso quindi subentra anche più un discorso culturale, cioè Ecco perché. l'America a livello culturale è più abituata, diciamo così, alle GDO, mentre invece in Italia c'è sempre quei negozietti artigiani, botteghe che vendono il prodotto anche di nicchia, piccolo, buono. Sì. Questo concetto andremo a svilupparlo meglio più avanti quando parleremo di marketing e sistema marketing, no? E perché, però ovviamente, perché quando uno fa la progettazione di un prodotto, deve conoscere in anticipo perché mercato è prodotto. Cioè, Certo. mi sono spiegato, si devi produrre, si devi competere con, per dire, con la grande produzione cinese. Sai già che devi vendere in quei mercati dove il potere di acquisto è minore. Però se tu fai un prodotto importante, che non so, per esempio una camicia, già che parliamo di camicie, no? Che uscirà sul mercato o lo venderai a 20-30 euro all'ingrosso, che poi dopo si rivenderà a 90-120 euro sul mercato, cioè, Sì. sono due tipi di mercati diversi. Certo, Perché? Perché il tessuto ha certe caratteristiche, anche se la camicia la lavi 10 volte il collo rimane perfetto. Poi ci sono, cioè, una serie di caratteristiche, il tipo di bottone, cioè il fit, cioè, una quantità di caratteristiche di prodotto che fanno parte del sistema prodotto aziendale. Questo è l'industria. Ecco perché tutto questo sistema industriale attualmente ha delle caratteristiche particolari, le ho anticipate prima, no? Grazie alla produzione industriale. Ecco perché noi stiamo analizzando e dicendo tutte queste cose, perché arriveremo sempre a quello che tu hai definito là, l'industrializzazione industrializzazione. a questi tempi, perché l'AI, che è intelligenza artificiale, è ormai qui, è ora, Sì. non è futuro, è ora, ora, ora. Ce ne deve... Esatto. Ma quindi anche un'altra domanda che può essere interessante è il costo del prodotto. Cioè, per calcolare il prezzo del prodotto, come si può fare per raggiungere un prezzo che possa soddisfare tutte le esigenze, sia nostre che per il mercato di riferimento? Molto importante. Oh, il prezzo è, diciamo, uno dei parametri fondamentali, no? Perché di quello che si parla, no, a livello internazionale, in ogni mercato, è, diciamo, è calcolare, no, definire, no, quali sono i migliori prodotti e anche i migliori costi di produzione. Quando tu fai il calcolo del costo industriale di un prodotto, devi considerare tantissime variabili, non solo i costi fissi, non solo i costi fissi, pago energia, pago lo stabilimento, pago il personale, pago la logistica, cioè, pago la materia prima, pago gli impianti, devo pagare un po' tutto quello che c'è intorno all'interno del mio sistema, no? Quello è un costo fisso, poi ci sono costi variabili, poi... Un errore gigante, enorme, che molti artigiani fanno, per esempio, ovviamente l'artigiano ha un modo di pensare diverso. Dice, io, per esempio, ci metto, no, personalmente 2 ore per fare il campione, poi faccio 3 ore per fare la prima parte, 5 ore per l'altra, e poi faccio 28 ore produttive moltiplicato per le mie 10 euro, 200 euro il costo. Sbagliato. Certo. Sbagliato. Questo non si può fare in industria. L'industria non funziona così. Ecco perché, quando mi dicevi all'inizio, perché falliscono i prodotti sul mercato, no? Falliscono Certo. per tanti motivi, non solo per la progettazione, non solo perché vogliono imporre prodotti nuovi, non solo perché hanno sbagliato la tipologia di market, di mercato, hanno sbagliato tante cose all'interno che poi non sono predisposti per le certificazioni. Uno di questi motivi di fallimento è calcolare male il prezzo.
Non, se tu vai con una camicia che tu sai che già deve essere venduta a 60-70 euro sul mercato, tu crei, perché sei industriale, crei il sistema per produrre quelle prodotte, quelle camicie a 18-20 euro. Perché ci sarà sempre il costo del trasporto, la dogana, la commercializzazione, i negozi, cioè tu Infatti, te cambi. lo volevo proprio dire, cioè la logistica, poi la logistica, tutti i Influiscono. costi extra influiscono poi sul prezzo finale che deve Tutto essere. influisce, no? E poi quando normalmente si fa così, ecco, normalmente, è uno dei metodi, per carità, io non ho la Bibbia industriale qua, io vi dico, perché tutto dipende anche dalla tipologia di prodotti, no? Cioè, se tu fai degli impianti che vanno per esempio, a ripristinare i terreni, no? Cioè, che sono degli impianti che vanno a queste aziende petrolifere, che vanno a risanare i terreni intorno al pozzo petrolifero. Quell'azienda ha un costo diverso, ha un calcolo diverso del costo che un'altra che produce camicie. Certo. Allora, però per prendere più industrie, diciamo, faccio questo esempio, ecco, no? Quello che io consiglio è fare un calcolo annuale prima. Ok. Fare un calcolo annuale dei costi, quanto mi costa il mio stabilimento all'anno, quanto mi costa il personale all'anno, tutto all'anno, no? Poi vedi quanti prodotti io Sono in produco grado, sì, all'anno, di esatto. produrre all'anno. Esatto. 100, dice il mio prodotto esce fuori mercato. Certo. Sono fuori mercato, no? O forse la mia capacità produttiva è fuori mercato. Esatto, Se sì. invece io produco, anziché 100 prodotti, produco 1000, oh, il mio costo scende. Se ne produco 1 milione, wow, scende. Quindi arrivi e dice, se io produco 38.377 prodotti annuali, faccio zero di utile. Oh, perfetto. Poi scusa se ti interrompo, Cristian, non dimentichiamo anche il fatto che a volte maggiori produzioni comportano anche costi ridotti nelle spedizioni, nella logistica in generale. E non La a volte, logistica, è anche negli sempre acquisti così. del materiale, anche cioè il parco macchine, perché il parco macchine ha un costo anche, più se una macchina ferma ha un costo. Invece bisogna farla andare. Ecco perché è tutto si fa uno studio personalizzato, ecco, devono esserci persone competenti che devono fare il marketing industriale nelle aziende, no? Perché, per esempio, questo calcolo viene fatto da un esperto di marketing, e non a un esperto che ti dice vai sul TikTok, vai su questo. Quello non è marketing, ragazzi. Quello No, ma è adesso un'altra storia. i video su TikTok se ne vedono, gli esperti se ne vedono tutto il No, ma giorno. per carità, quindi, cioè, non dovete lasciarvi sorprendere su queste cose che no, i social. Ma scusa, fai impianti per poter abbronzarti, fai impianti per Certo. poter creare tutto un sistema di automazione industriale. Ma c'è cavolo di andare su TikTok a vendere? Ma stai scherzando? Sì, O parliamo di industria, o parliamo di come si chiama? Televendite, ecco, per carità. Non diminuisco il loro lavoro, perché non sto facendo quello. Noi stiamo parlando di industria. Ecco, noi parliamo a industriali, giusto? Quelli hanno un certo. settore diverso, non è il nostro industriale. Ma no, il B2B è un'altra cosa, il business è un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. Un'altra domanda che mi veniva in mente, che potrebbe essere molto Poi. interessante da approfondire, il discorso anche del packaging di un prodotto interno ed esterno. Cioè, per avere un packaging comunque soddisfacente, no, per il mercato, ci sono delle linee guida, oppure si può andare anche a livello spannometrico, uno dice no, invece ci sono proprio delle regole da seguire specifiche. Sì, Oltre a quelle sono. tipo tecniche per legge normalmente per mettersi nei mercati di riferimento. Ci sono delle caratteristiche tecniche, sistemi di unità industriali che bisogna rispettare, ecco, no? Cioè, se tu vuoi vendere, per esempio, nel mercato americano la pasta, per esempio, no? I grandi nomi della pasta vendono qua in America e lo vendono per libre. Cioè, non è mezzo chilo. È meno di mezzo chilo, loro già nel packaging, perché se io vado a un supermercato, vedo in chili,
mezzo chilo, quanto è mezzo chilo? Anche se sembra, ma quanto, cioè, e Certo. comunque viene venduto al doppio del prezzo dell'Italia e meno di mezzo chilo. Comunque, Logico, cioè, il packaging è fondamentale, deve essere fatto per rispettare le specifiche tecniche, per rispettare tutte le normative di sicurezza, salute, non solo del loro paese, anche della comunità economica europea, se no non lo potete esportare, vendere. Dovete rispettare anche i sistemi di sicurezza, dovete certo. rispettare anche, dipendendo dal prodotto, anche delle normative internazionali. Abbiamo parlato, mi pare, un altro giorno su Sì. altre certificazioni, tipo quelle che ci vogliono per il Medio Oriente, poi anche per gli Stati Uniti, ci vuole un altro tipo di certificazione, per esempio per i cosmetici, prodotti alimentari, c'è tutto, c'è l'FDA che regola tutto, poi ci sono altre normative che legislano per quanto riguarda i prodotti elettrici, per esempio, cioè così via. Dovete un po' Certo. capire, sapere ogni normativa, no? Anche in Cina ci sono normative particolari. Quindi il packaging è fondamentale. Ovviamente la parte accattivante, bella, il tappo, che la macchina abbia una che sia dinamica, sia, cioè, Certo. tutto influisce, e Sì. quello è il valore aggiunto di un italiano. Sì, Quello è no, hai il valore aggiunto. centrato la risposta. Io intendevo proprio a livello comunque di legislativo se doveva seguire determinati canoni, determinate guide, linee guida. Eh Però sì. in effetti è come dici tu. Ma io stavo pensando ad altre domande, ma al momento non me ne vengono in mente altre sul prodotto perché comunque abbiamo sviscerato per non entrare troppo nello specifico del nostro manuale tecnico. Comunque Sì, io. perché quello, la nostra intenzione in queste chiacchierate è, diciamo, un po' parlare in linea di massima, in modo generico, su tanti argomenti importanti che vengono sviluppati al 100% all'interno del nostro manuale, questo libro, che si chiama Certo. L'industrializzazione ai tempi delle AI, dove non solo definiamo concetti, quello che facciamo è guidarvi, no, come Passo passo. poter industrializzare, che poi all'interno della parola industrializzazione si trova anche l'export. Quindi Certo. industrializzare significa anche esportare, perché è un sistema completo. Se non industrializzi nel modo giusto, non puoi esportare. E se non esporti, non ha senso industrializzare, perché rimani sempre piccolino. E Sì, quindi perché una cosa che io noto, poi volevo chiudere il video, è proprio che molte volte si fa, cioè si producono dei prodotti o si cerca di fare imprenditoria, però per essere troppo limitati magari nel proprio territorio, comunque nella propria regione, nella propria città, ma in realtà bisognerebbe comunque, come dici tu, ragionare sempre in grande, cioè non aver paura di affacciarsi fuori. Questo è il concetto mentale che bisognerebbe avere sempre dall'inizio. prendo le tue parole come valide al 100%, perché sei un imprenditore di successo, esporti nel Medio Oriente, eccetera. Cioè, Grazie, grazie. Va esportare molto in indietro. Oman, esportare in Emirati Arabi non è da tutti, ecco, perché cosmetici è ancora peggio, ecco, quindi complimenti, Grazie, anzi, grazie. prendo le tue parole come sacre. Ma io dall'inizio ho sempre cercato, ho sempre avuto questa mentalità. Da quando ho creato l'azienda, ho sempre voluto affacciarmi all'estero, esportare all'estero, ho avuto sempre questa intenzione dal primo minuto. Quindi mi sono sempre posto le domande giuste, ho sempre cercato le strade giuste, quindi Grande. almeno corrette, Molto bene, da noi seguire, no? speriamo con questi video, con il nostro manuale guida, dare la possibilità a tanti di seguire, di avere un'idea di un percorso da zero fino ad arrivare ai principali mercati del mondo e Esatto, fatturare e esatto. creare il suo cerchio di industrializzazione. Speriamo che Di venga infondere anche la nostra esperienza nel modo migliore, ecco. Esatto. pluriennale, esperienza pluriennale, i capelli bianchi. Beh, sicuramente la tua di più della mia, perché. Però Figurati. assolutamente, assolutamente. Ragazzi, grazie, grazie Grazie mille. di Oggi tutto. già vedete quello che mi tocca oggi il pomeriggio, quindi devo andare lì vicino. Quindi, qua, A me happy invece no. in A me invece no, essendo a Milano il mare non c'è. peace. Comunque, Vabbè, dai. grazie a Grazie tutti mille. per qualunque domanda, qualunque commento.
scrivete sotto il video e noi vi rispondiamo in brevissimo ci sono tempo. Anche, certo, il nostro telefono, email, tutto quanto, ci contattate direttamente. Un grande abbraccio. Arrivederci. Ciao.